Uomo. Canè dalla destra. Deviazione di Altafini e miracoloso intervento in corner di Pizzaballa. I voli di Pizzaballa stuzzicano la fantasia di osservatori e tifosi. Che per lui coniano una serie di soprannomi coloriti. La serie cinesca di Bergamo, l'angelo volante perché ero biondo, naturalmente oggi agivo e... Loves the sun. Pizza o angelo biondo che sia, anche nella città eterna, il portiere volante dimostra tutta la sua bravura. Il Napoli sulla sinistra del teleschermo ha pareggiato al San Paolo con la Roma, 0-0. Memorabili restano le sue parate in un incontro con il Napoli. Calciato, la prima palla si è allontanata. Io che su un secondo passaggio in beccata ha ritirato e io ho fatto in tempo a rimettermi in sesto e riparare. L'attimo che la palla si è allontanata e che lui ha avuto sul piede, ripararla ancora. In una frazione, non credo, di 20-30 secondi, un movimento meccanico tra me e lui. Al 25esimo Montefusco impegnava per tre volte Pizzaballa. I balzi da pantera, le parate acrobatiche, le prestazioni strabilianti e perfino una presenza con la nazionale non riescono però a scalfire la fama di Pizzaballa come figurina. Anche come atleta, giustamente. L'angelo biondo difenderà la sua porta con onore per 16 stagioni consecutive in Serie A. Al decimo, su un bolide di Giuliano, Pizzaballa si salva con molta fortuna, mandando contro la traversa il pallone che si era pericolosamente impennato. All'affondo di Prati, Pizzaballa, fra i migliori in campo, risponde con una miracolosa deviazione a mano aperta. Eppure, dopo 30 anni, è ancora la sua figurina a tenere banco. Se neanche lo stesso Pizzaballa ce l'ha, chi è allora il fortunato possessore della figurina più preziosa?